E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Doki Doki Literature Club. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno e dopo ragazzi lo scorso episodio vi dirò la sincera verità che sono stato un po' in dubbio se continuare la serie perché quello della scorsa volta è stato veramente un duro colpo. Vabbè, l'avete visto, insomma. Si è visto in video, è stato brutto, ragazzi, è stato veramente brutto e ci sono state anche abbastanza male, vi dirò la sincera verità. Io mi rendo perfettamente conto che è un gioco, ragazzi, che è finzione e meno male che si tratta di questo, soltanto di questo, però le mie sensibilità ed emotività purtroppo mi precedono, per cui penso che avrei reagito in ogni caso comunque come ho reagito e anche se avessi provato a controllarmi un pochettino di più, ragazzi, perché ripeto, è stata una sorpresa e veramente brutta. E che mi ha colpito comunque nel profondo, però quest'oggi sono qui perché mi sono voluta dare un'altra opportunità di continuare questo gioco perché comunque a detta vostra ne vale la pena, nonostante comunque il gioco di per sé sia brutto, tra virgolette, sia cattivo, sia spaventoso a suo modo, ne vale davvero la pena finirlo perché a quanto pare ha veramente tanti dettagli, tante cose, tante piccole cose pensate che bisogna assolutamente scoprire. Christian, che comunque è uno dei maggiori esperti che sempre mi commenta le questioni che riguardano Doki Doki, mi ha fatto notare giustamente, ragazzi, infatti eccoci qua, siamo nella cartella di gioco perché voglio condividere con voi questa cosa prima di appunto iniziare questo episodio. Mi ha fatto notare che nella cartella di gioco, appunto, ragazzi, si era aggiornata anche, infatti la data potete vedere, ragazzi, è quella dell'ultimo episodio, si era aggiornata anche la cartella dei personaggi. Infatti se la apriamo, ragazzi, noteremo che purtroppo il personaggio di Sayori non è più presente. Ci sono soltanto Monika, Natsuki e Yuri. Quindi anche in questo caso, ragazzi, Sayori è stata totalmente eliminata. E un altro file a cui io effettivamente non ho minimamente fatto caso, ragazzi, che si è venuto a creare, suppongo, proprio sempre nell'ultima data appunto dello scorso episodio, è questo qua che si chiama. C'è una X al posto delle vocali, ma si chiama Happy Thoughts, sarebbe dire pensieri felici. Io non l'ho ancora aperta perché appunto volevo aprirla insieme a voi e l'immagine è questa qua. Un'immagine, ragazzi, e ovviamente questo è il personaggio di Sayori perché è perfettamente riconoscibile grazie insomma al suo taglio di capelli, al fiocchetto qui, e purtroppo questa, ragazzi, è la corda ed è assolutamente terrificante, direi. Non voglio aggiungere altro, per cui d'ora in avanti, ragazzi, mi avete detto che il gioco sarà tutto così, nel senso sembrerà essere buggato. Io vi ringrazio comunque per avermi rassicurata riguardo il fatto che il gioco è normale che faccia così, perché se no molto probabilmente, ragazzi, avrei cominciato ad andare nel panico pensando che stesse succedendo qualcosa al mio computer a causa di questo gioco. Per cui tutto quello che vedremo, tra virgolette, di bug, di glitch, è tutto normale. Quindi non perdiamo più tempo, ragazzi, e andiamo ad aprire il gioco. Ok, e con mia immensa sorpresa che vedo che la scritta nuova partita è tornata ad essere normale, però ovviamente ora noi non cliccheremo su nuova partita, ma caricheremo ovviamente l'ultimo salvataggio che avevo appunto fatto quando siamo entrati nel club di letteratura con Monica. Il personaggio di Monica, insomma, è stato abbastanza strano l'ultima volta quando abbiamo ricominciato la partita, quindi io non so veramente più cosa aspettarmi, per cui sono tornata e ho portato un ospite con me. Ok, cioè queste cose, ragazzi, perché avvengono di colpo, quindi non sono jumpscare, ma sono comunque cose che spaventano, eh? Un ospite. Fai sul serio, hai portato un ragazzo, il modo perfetto di rovinare l'atmosfera. Non essere scortese, Natsuki. Ad ogni modo, benvenuto nel club, giocherina. Le parole in questo momento mi sfuggono. Questo club è pieno di ragazze incredibilmente carine. Quindi fammi indovinare, sei il ragazzo di Monica, giusto? Cosa? No, che non lo sono.
Natsuki. Non riconosco la ragazza dall'atteggiamento acido, il cui nome a quanto pare è Natsuki. Il suo fisico minuto mi fa supporre che sia del primo anno. Comunque, lei è Natsuki, energetica come al solito. E lei è Yuri, la vicepresidentessa. È un piacere conoscerti. Yuri, che in rapporto appare più matura e timida, sembra abbia qualche problema a stare al passo di qualcuno come Natsuki. Sì, è un piacere conoscervi. In pratica mi sono imbattuta in giocherina in un'aula e ho deciso di venire a dare un'occhiata al club. Non è fantastico? Aspetta, Monica, non ti avevo detto di avvisarmi in anticipo prima di portare persone nuove? Stavo per fare i... Dai, capito? Scusa, non me ne sono dimenticata, mi è soltanto capitato di incrociarlo per caso. Beh, effettivamente per caso, sei tu che sei venuta a parlare con me, eh? Comunque, se le cose stanno così, dovrei come minimo preparare del tè, dico bene? Sì, sarebbe fantastico. Perché non vieni a sederti, giocherina? Le ragazze hanno unito alcuni banchi per formare un tavolo. Yuri si incammina verso un angolo della stanza e apre il ripostiglio. Nel frattempo Monica e Natsuki si siedono una di fronte all'altra. Ancora a disagio prendo una sedia e mi siedo accanto a Monica. Cioè praticamente, ragazzi, è ricominciato come se fosse tutto normale dall'inizio del gioco, solo che non c'è Sayori. Quindi non so, mi chiedo se dovremo ripetere tutti quanti i passaggi tipo delle poesie e tutte queste robe qua. Se così fosse, ragazzi, durerà un casino sta serie. So che non avevi in programma di venire qui, ma ti faremo sentire come se fossi a casa tua, d'accordo? Come presidentessa del club di letteratura è compito mio rendere il club un'esperienza divertente ed emozionante per tutti. Sono sorpreso dal fatto che non ci siano ancora molte persone nel club. Deve essere difficile fondarne uno nuovo. Diciamo di sì, non sono in molti a volersi rimboccare le maniche per iniziare da zero, specialmente quando si tratta di qualcosa che non attira molto l'attenzione come la letteratura. Devi lavorare sodo per convincere le persone che è divertente e vale la pena provare, ma ciò rende gli eventi scolastici come il festival molto più importanti. Sono sicura che riusciremo a far crescere questo club prima di diplomarci, vero Natsuki? Beh, credo di sì. Natsuki conferma con riluttanza. Ragazze così diverse unite dallo stesso obiettivo. Monica deve essersi fatta in quattro solo per trovare queste due. Yuri torna al tavolo portando un set da tè. Posiziona con attenzione una tazzina davanti a ciascuno di noi prima di appoggiare la teiera nel mezzo. In quest'aula avete un set da tè completo. Non preoccuparti, abbiamo ricevuto il permesso dagli insegnanti. Dopotutto, una tazza di tè caldo aiuta sempre a godersi un buon libro, no? Ah, immagino di sì. Non lasciarti intimidire, Yuri sta solo provando a far colpo su di te. No, io... Offesa, Yuri distoglie lo sguardo. Vedi, io volevo solo... Ti credo. Beh, tè e lettura insieme potrebbero non essere il passatempo ideale per uno come me, ma almeno il tè mi piace. Ne sono lieta. Sono gli stessi identici dialoghi, ragazzi, eh? Certe frasi me le ricordo. Yuri abbozza un sorriso sollevata. Quindi, giocherina, che cosa ti piace leggere? Considerando che negli ultimi anni ho letto ben poco, non so davvero come rispondere. Manga, borbotto tra me e me, quasi scherzando. Natsuki solleva la testa di scatto. Sembra che voglia dire qualcosa, ma rimane in silenzio. Non sei un gran lettore, vedo. Beh, posso sempre cambiare. Ma che sto dicendo? Parlo senza pensare dopo aver visto il sorriso malinconico di Yuri. E tu, Yuri? Beh, vediamo. Yuri fa scorrere il dito sul bordo della sua tazza di tè. I miei preferiti sono i romanzi che narrano di profondi e intricati mondi di fantasia. Trovo incredibile il livello di creatività e maestria che c'è dietro di essi. In più, raccontare una buona storia ambientata in un mondo così strano è nostro ugualmente impressionante. Yuri prosegue mostrando tutta la passione che prova nei confronti delle sue letture. Nel momento in cui sono entrato sembrava davvero timida e riservata, ma è chiaro, dallo scintillire dei suoi occhi, che si trova più a suo agio nel mondo dei libri che tra le persone. Ma sai, mi piacciono tante cose. Anche le storie con profondi elementi psicologici mi prendono molto. Non è fantastico come uno scrittore possa deliberatamente approfittare della tua mancanza di immaginazione per lasciarti completamente di stucco? Ad ogni modo, ultimamente mi capita di leggere molte storie horror. Ah, una volta ho letto un libro horror. Mi aggrappo disperatamente a qualcosa che sia in grado di comprendere vagamente anch'io. Di questo passo Yuri potrebbe benissimo parlare con un sasso e nessuno noterebbe la differenza. Ah, me l'aspettavo da te, Yuri. Calza a pennello con la tua personalità. Oh, tu dici? Ma se una storia mi fa riflettere o mi porta in un altro mondo, non riesco a mettere giù il libro. L'horror surreale spesso è molto efficace nel cambiare il modo in cui guardi il mondo, anche se solo per un breve istante. Bah, odio gli horror. Come mai? Beh, è che... Natsuki mi lancia un'occhiata fugace. Non importa. È vero, di solito ti piace scrivere cose carine, non è vero Natsuki? Come, scusa? E cosa te lo fa pensare? Hai lasciato un pezzo di carta in classe nell'ultimo incontro del club. Sembra che stessi lavorando a una poesia chiamata... Non dirlo ad alta voce e ridammi quel foglio. Va bene, va bene.
Natsuki, scrivi poesie? Qualche volta credo. Perché? Che te ne frega? Penso sia grandioso. Perché non ce le mostri qualche volta? No! Natsuki distoglie lo sguardo. Non ti piacerebbero. Ah, non sei ancora molto sicura di te come scrittrice. Posso comprendere come si sente Natsuki. Per mostrare al pubblico quel tipo di scrittura è necessario qualcosa in più che la semplice sicurezza in se stessi. La forma più autentica di scrittura è scrivere per se stessi. Devi essere disposto ad aprirti ai tuoi lettori, mostrando loro le tue debolezze e anche le profondità del tuo cuore. Anche tu hai esperienze di scrittura, Yuri? Forse se condividessi con noi un paio dei tuoi lavori potresti fare da esempio e aiutare Natsuki a sentirsi abbastanza a suo agio a condividere i suoi. Penso valga lo stesso per Yuri. Restiamo in silenzio per un momento. Ehi, ho un'idea. Allora, quando già si mette e fa quel sorrisino là, ragazzi, già mi fa salire l'angoscia. Non mi piace, non mi piace più sta tizia, non mi piace. Che ve ne pare se... Natsuki e Yuri guardano Monica perplesse. Andiamo tutti a casa e scriviamo una poesia. Poi la prossima volta che ci vedremo ce le mostreremo a vicenda. In questo modo saremo tutti alla pari. Cioè, pensavo fosse una buona idea. Penso tu abbia ragione, Monica. Dovremmo comunque iniziare a trovare delle attività da poter svolgere insieme. Ho deciso io di assumere la carica di vice, dopo tutto. Devo fare del mio meglio per far crescere il club e i suoi membri. E poi, ora che abbiamo un nuovo elemento, sembra proprio il giusto percorso da intraprendere. Concordi anche tu, giocherina? Aspettate, c'è ancora un problema. Cosa c'è? Ora che siamo giunti all'argomento più importante, mi faccio avanti senza giri di parole e dico ciò che ho pensato per tutto il tempo. Non ho mai detto che sarei entrato a far parte del club. Monica potrà avermi convinto a fare un salto, ma non ho mai preso alcuna decisione. Ho ancora dei club da visitare e... Perdo il filo del discorso. Tutte e tre mi fissano con i loro sguardi avviliti. Ma... Mi dispiace, pensavo... Le ragazze si scambiano delle occhiate fra di loro prima che Monica si giri verso di me. Credo di doverti dire la verità, giocherina. Il fatto è che non abbiamo abbastanza membri per formare un club ufficiale. Ce ne servono almeno 4. E ho provato davvero, davvero in tutti i modi a trovare un nuovo membro. Se non ne troviamo un altro prima del festival... Non ho alcuna difesa contro di loro. Come potrei mai prendere una decisione razionale in un momento del genere? Mi sentirei una persona orribile se le piantassi in asso in questa situazione. Ad ogni modo, il club stesso sembra avere un clima piuttosto disteso. Quindi, se scrivere poesie è il prezzo da pagare per poter passare tutti i giorni insieme a queste splendide ragazze... Giusto. Va bene, ho deciso allora. Entrerò nel club di letteratura. Gli sguardi delle ragazze si illuminano uno ad uno. Oh cielo, davvero? Dici sul serio, giocherina? Sì. Potrebbe essere divertente, no? Mi è davvero spaventata per un istante. Cioè, se ci avessi lasciate così di punto in bianco mi sarei decisamente... Oh, quei termini! Giocherina, sono così felice. Possiamo diventare un club ufficiale adesso. Grazie di cuore, sei incredibile. Farò tutto ciò che posso per farti passare dei bei momenti, va bene, mamma mia? Ah beh, che dire, grazie. Ok ragazzi, e con questo possiamo ufficialmente concludere l'incontro di oggi con una nota positiva. Ricordatevi i compiti per stasera, scrivete una poesia da portare al prossimo incontro in modo da potercele scambiare. Monica mi guarda ancora una volta. Giocherina, non vedo l'ora di vedere come ti esprimi. Già. Posso davvero far colpo su Monica, la stella della classe, con le mie mediocre abilità di scrittura? Riesco già a sentire l'ansia pervadere il mio corpo, a chi lo dici? Nel frattempo le ragazze continuano a chiacchierare tra loro mentre Yuri lava il set da te. Bene, sarà meglio che vada. Ok, ci vediamo domani quindi. Non vedo l'ora. Detto ciò, lascio l'aula del club e mi dirigo verso casa. Per tutto il tragitto mi tornano in continuo in mente le tre ragazze. Natsuki, Yuri e ovviamente Monica. Mi divertirò davvero a trascorrere il tempo in un club di letteratura tutti i giorni dopo la scuola. Magari avrò la possibilità di avvicinarmi a una di queste ragazze. Non so se è il caso, guarda. E va bene, devo soltanto sfruttare al meglio la situazione e sono sicuro che la fortuna mi sorriderà. E credo che inizierò stasera scrivendo una poesia. What the fuck? Una poesia speciale. Un sogno. Ero rimasto a dormire a casa di un mio amico, eravamo in 4, mi addormentai mentre gli altri parlavano e guardavano la TV. Nel mio sogno mi trovavo ancora a casa del mio amico, l'unica differenza è che c'erano chiodi che sporgevano da tutti i muri e c'era anche qualcuno che non conoscevo.
E la persona che non conoscevo fece una battuta e tutti risero. Mi svegliai mentre tutti ridevano per qualcosa che avevano visto in TV. Quindi la risata non faceva parte del sogno, era il rumore che mi aveva svegliato. Mi chiedi chi fosse quella persona e come sapeva di dover fare una battuta in quel preciso istante. Non so, ragazzi. Boh. In ogni caso, direi di fare direttamente colpo su Yuri, cercare di fare colpo su di lei perché ci ho provato comunque la prima volta e poi è andato come è andata. Quindi intuizione, beatitudine, ah niente, perché è una parola abbastanza complessa. Speranza, destino, romanticismo, vabbè. Desiderio, solitudine, ancora quei calzini, insomma, prima o poi dovrò selezionare calzini. Magnifico, niente, lo sapevo. Provvidenziale, immagine residua, intellettuale, incontrollato, depressione. Ragazzi, no, l'avete visto. La sua faccia è diventata terrificante per un attimo! Era una faccia terrificante! Io l'ho vista di sfuggita, ma l'ho vista! Ok, la cosa mi ha spaventato e non poco, perché la faccia l'ho vista di sfuggita, l'ho vista. L'ho vista, non stavo guardando verso di lei, ma ho visto che le è cambiata la faccia e che era tipo terrificante, ragazzi, con una bocca, con un sorriso. L'ho visto! Mi chiamò paura. Gesù, incontrollabile, meraviglioso, niente, infinito, se seleziono spaventoso, rifà quella faccia lì, spaventoso, ok, malinconia, esistenza, incongruente, ragazzi, io l'ho vista, ve lo giuro, ve lo giuro, vabbè. Salviamo. Bentornato, giocherina. Sì, guarda, non vedevo l'ora. Proprio fremevo dalla voglia di tornare qui. Sono lieta di vedere che non ci hai piantato in asso. No, non preoccuparti. Potrà sembrare un po' strano per uno come me, ma mantengo sempre la parola data. Beh, sono tornata al club di letteratura. Sono stato l'ultimo a entrare, quindi le altre stavano già chiacchierando tra di loro. Allora, io devo un attimo. Forse cambiare il chip, perché se no così non posso andare avanti, se mi spavento ogni minima cosa. Quindi, ok. Grazie per aver mantenuto la tua promessa. Spero che non sia un impegno troppo pesante per te. Ti stai immergendo a capofitto nella letteratura, qualcosa a cui non sei abituato? Oh, ma per favore, come se dovessimo avere un occhio di riguardo per lui. Gianmonica ha dovuto trascinarti qui di peso. Non so se hai intenzione di venire qui solo per passare il tempo o cosa, ma se non ci prendi sul serio, non uscirei vivo da questo posto. Oh, ti sei messa davanti, non leggo, eh? Natsuki, ne parli proprio tanto per una che ci tiene la sua collezione di manga nell'aula del club. Ma sei me. Ok. Cambiata pure la musica. Ma Natsuki si ritrova bloccata a metà tra le parole Monica e manga. C'è qualcosa di strano. Anche i manga sono letteratura. Sconfitta, Natsuki torna a sedersi al suo posto. Mi dispiace, giocherina, ci assicureremo che tu ti senta a tuo agio, ok? Yuri colpisce Natsuki con uno sguardo di delusione. Comunque, adesso che sei nel club, ti andrebbe di scegliere un libro da leggere? Beh, non posso dire di no in fin dei conti. Come hai detto tu, ora sono nel club. Comunque, io ho l'impressione già tipo, per esempio, che l'immagine dietro ragazzi sia un po' storta. Credo che sia così, non me lo sto sognando. È un po' storta, prima non era così. E comunque è cambiata pure la tonalità della musica. Per cui mi pare più che giusto farmi fare questo genere di cose. Aspetta, non intendevo dire una cosa simile. Oh, se proprio non ti va, puoi ignorare ciò che ho detto. Ah no, non è così, Yuri. Voglio provare a sentirmi parte di questo club. Quindi, anche se non leggo spesso, sarei felice di provare a leggere qualche libro se lo desideri. Ne sei sicuro? Mi sentivo in dovere di, beh, in qualità di vicepresidentessa e tutto, di aiutarti a iniziare con qualcosa che potrebbe piacerti. Yuri fruga nella sua borsa e tira fuori un libro. Non volevo che ti sentissi tagliato fuori, quindi ho preso un libro che pensavo ti potesse interessare. È una lettura breve, perciò dovrebbe mantenere alta la tua attenzione, anche se non sei solito leggere. Inoltre potremmo, ecco,
parlarne se ti va. Come fa questa ragazza ad essere così carina senza neanche volerlo? Si è perfino presa la briga di scegliere un libro che secondo lei mi piacerà, nonostante io non legga molto. Grazie Yuri, lo leggerò di sicuro. Prendo in mano il libro con entusiasmo. Puoi leggerlo al tuo passo? Sono impaziente di sentire cosa ne pensi. Vedete? Vedete? Che l'immagine è tornata dritta? Dato che ora ci siamo accomodati tutti, immaginavo che Monica desse inizio a qualche attività programmata per il club, ma non mi sembra questo il caso. La faccia di Yuri è già affondata tra le pagine di un libro. Non posso fare a meno di notare la sua espressione intensa, come se aspettasse da tempo questa opportunità. Nel frattempo Natsuki sta frugando nel ripostiglio. Vorrei tanto parlare un po' di più con Yuri, ma mi dispiacerebbe disturbarla mentre sta leggendo. Do una rapida occhiata alla copertina del suo libro. Sembra lo stesso libro che mi ha prestato. Al di là di questo, sembra che stia ancora leggendo le prime pagine. Ah, cavolo, credo che mi abbia notato mentre la fissavo. Mi lancio un'altra occhiata e i nostri sguardi si incrociano per un istante. Ma l'unico risultato è quello di farle nascondere ancora di più il viso nel libro. Scusa, ero sovrappensiero, dico farfugliando nel timore di averla messa a disagio. Oh, non fa nulla, se fossi stata davvero concentrata probabilmente non l'avrei neanche notato. Sto soltanto rileggendo qualche pagina, per cui... Quello è il libro che mi hai prestato, giusto? Sì, volevo rileggerlo un po'. Non che ci sia alcun motivo in particolare. Per curiosità, come mai hai due copie dello stesso libro? Ah, beh, quando ieri ho fatto un salto in libreria... cioè, non è quello che volevo dire, ecco... È solo che ne ho comprati due per sbaglio. Che scusa di cazzo. Ah, capisco. È evidente che c'è qualcosa che Yuri non vuole dirmi, ma decido di non insistere. Inizierò a leggerlo molto presto, stanne certa. Sono contenta di sentirtelo dire. Quando inizierà a prenderti, potresti non riuscire più a smettere. È una storia molto avvincente, in cui è facile immedesimarsi. Davvero? E di cosa parla? Beh, osservo la copertina del libro. Il titolo è Il ritratto di Markov. Sulla copertina è raffigurato un occhio dall'aspetto sinistro. Praticamente parla di un campo religioso che viene trasformato in una prigione in cui fanno esperimenti sugli umani. E le persone intrappolate lì dentro possiedono una particolarità che le trasforma in macchine omicide assetate di sangue. Non mi sembra che la prima volta, ragazzi, l'abbiamo giocato fosse questa la trama del libro. Sinceramente, però, madre mia, ma la situazione è peggiore. Iniziano a far riprodurre selettivamente le persone amputando i loro arti e fissandole a... Oh, potrei averti fatto qualche spoiler, ma in ogni caso mi piace davvero. Il libro, intendo, non la cosa degli arti. Ah, già quando uno si giustifica si autoaccusa. Te hai qualche problema coi coltelli, col sangue e con gli arti smembrati. Tu hai qualche problema serio? Che sinceramente non vorrei scoprire, ma che temo purtroppo il gioco mi porterà a scoprire. Vabbè, è piuttosto cupo, no? Da come la stavo descrivendo Yuri sembrava una storia tranquilla, perciò non mi aspettavo affatto una svolta di questo tipo. Ah, non ti piace questo genere, giocherina? No, non si tratta di quello. Voglio dire, so apprezzare questo tipo di storie, quindi non preoccuparti. Lo spero. Già mi ero completamente passato di mente che Yuri facessero queste cose. In apparenza è molto timida e chiusa, ma nella sua mente le cose sembrano essere decisamente differenti. E non ci vogliamo entrare noi, no? È solo che questo è il tipo di storia che ti spinge a vedere la vita da una prospettiva del tutto diversa. Quando accadono cose orribili non è solo perché qualcuno vuole essere cattivo. Ok. Perché il mondo è pieno di persone e noi siamo... Ok. Ok. Sta sproguando, vero? Non di nuovo, scusami. Non c'è bisogno di scusarsi, non mi stavi annoiando. Ha detto che siamo tutti inutili. Beh, d'accordo, ma penso di doverti far sapere che ho questo problema. Quando lascio che i miei pensieri vengano invasi dai libri e dalla scrittura... Che cosa c'era scritto? Il mio corpo? C'era scritto qualcosa? Accidenti! Finisco per non prestare più attenzione alle altre persone, quindi mi dispiace se finisco col dire qualcosa di strano. E ti prego di fermarmi se inizio a parlare troppo. C'era scritto qualcosa nel mio corpo, c'era scritto qualcosa, accidenti, è andato troppo veloce, non ho fatto in tempo a leggere. Ma, sul serio, non ti devi preoccupare, significa solo che la lettura ti appassiona davvero tanto. Il minimo che posso fare è ascoltarti, è un club di letteratura dopo tutto. Ah, beh, sì, è vero, in effetti. Dovrei iniziare a leggerlo anch'io, giusto? Ah, porca vacca. Raga, ho i brividi. Com'è possibile che semplicemente il fatto che abbiano messo il bordo più spesso a una scritta mi abbia già fatto spaventare? E mo questo? Sì. Cioè, non sei obbligato, ma... Ah, ma come?
Fammi prendere il libro, recupero il fretta il libro che avevo lasciato nella borsa. Bene, ti dispiace se mi siedo qui? Se era posto accanto. No, 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 quello di Yuri. No, 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 guarda, no. All'inizio non vedevo l'ora, però guarda, adesso proprio no. Niente affatto, sicura? Sembri un po' in ansia. È che, scusami, non è che non voglia che tu ti sieda qui, è solo che non sono abituata a leggere in compagnia di qualcuno, intendo. Capisco, beh, allora avvertimi se finisco per distrarti. Va bene, apro il libro e inizio a leggere il prologo. Presto capisco che voleva dire Yuri quando parlava di leggere in compagnia. È come se sentissi la sua presenza al mio fianco mentre leggo. Non è una brutta sensazione, forse può distrarre un po', ma è rassicurante in un certo senso. Direi proprio di no, guarda. Riesco a vedere Yuri con la coda nell'occhio, mi rendo conto che non sta guardando il suo libro, do una rapida occhiata, sembra piuttosto che stia leggendo dal mio libro. Scusa, mi stavo solo immergendo. Che cazzo! Io di certo che ti scusi spesso, sul serio, non volevo, scusa. Cioè, voglio dire, ecco, così dovrebbe andare meglio, no? Facci scivolare il mio banco fino a unirlo a quello di Yuri, dopodiché posizione libero tra noi due. Ma non mi ricordo se già avveniva questo subito, ragazzi, all'inizio. Ah, penso di sì. Yuri chiude timidamente la sua copia. Sì, probabilmente sì, comunque. Ci avviciniamo un altro po', quasi a toccarci le spalle. Uso il braccio destro per tenere aperto il libro, dato che il sinistro darebbe fastidio a Yuri. Ah, così sarà un po' difficile voltare pagina. Aspetta. Oddio. Yuri allunga il braccio sinistro tenendo la parte sinistra del libro tra il pollice e l'indice. Ah, faccio la stessa cosa con la mia mano destra, tenendo così la parte destra del libro. In questo modo giro la pagina e subito dopo Yuri fa scivolare sotto il suo pollice. Mareggiandolo così siamo ancora più vicini quanto non fossimo prima. Il che mi distrae un po', è come se riuscissi a sentire il calore del viso di Yuri e in più riesco a vederla con la coda dell'occhio. Sei pronto? A voltare pagina dico. Ah, scusa, penso di essermi distratto un attimo. Lancio un'altra occhiata al viso di Yuri e i nostri sguardi si incrociano. Non so come riuscirò a tenere il suo passo. Ah, non fa niente. Non sei abituata a leggere così velocemente, vero? Anche se ci metti un po' di più, non mi dispiace aspettarti. È il minimo che possa fare, visto che sei stato così paziente con me. Ok, grazie. Continuiamo a leggere. Yuri non mi chiede più se sono pronta a voltare pagina. Do per scontato che lei finisca sempre di leggere prima di me e così la volto al mio ritmo. Continuiamo a leggere il primo capitolo in silenzio. Ciò nonostante, voltare pagina sembra quasi una conversazione intima. Il mio pollice che lascia cadere delicatamente la pagina dal suo lato e lei che la lascia scivolare sotto il suo pollice. Sai, Yuri, potrebbe sembrare una cosa stupida, ma la protagonista mi ricorda un po' te in un certo senso. La scorsa volta non aveva fatto quella faccia lì. Non mi medesimo per niente in lei, proprio per niente, davvero. Penso che il modo in cui mette continuamente in dubbio ciò che dice, insomma. Ah, è di questo che parlavi. Scusa, pensavo che intendessi qualcos'altro di lei. Qualcos'altro? No, nulla. Non siamo ancora arrivati a quel punto, non so cosa mi sia passato per la testa. Yuri, ti senti bene? Da quando abbiamo iniziato a leggere che la vedo un po' agitata. Puoi riposarti se non ti senti bene. Il tuo respiro è un po'... Il mio respiro? Io appoggio le mani sul petto come se volesse sentire il battito del suo cuore. Non l'avevo nemmeno notato. Comunque, sto bene. Ho solo bisogno di un po' d'acqua. Va bene, non sforzarti troppo. Yuri si alza in piedi e esce dalla classe in fretta e furia. Questo la volta scorsa non era accaduto, ad esempio, ragazzi. Cosa diavolo le prende? Giocherina? È successo qualcosa? Non ne ho idea. Yuri stava comportando in modo strano. Quindi non sei nulla. No, mi dispiace. Sei preoccupata per lei? Ah, no, non proprio. Volevo solo assicurarmi che tu non le avessi fatto nulla. Che cosa le avrei dovuto fare se siamo stati a leggere? No, certo che no. Ah, non preoccuparti. Mi fido di te. A me scemo non me lo dici. Yuri ogni tanto si comporta così, non è nulla di allarmante. Va bene, se lo dici tu. Comunque, perché non iniziamo a scambiarci le poesie? Non dovremmo aspettare Yuri? Potrebbe restare fuori per un po', quindi pensavo di iniziare senza di lei. Per te va bene? Sì, stavo solo chiedendo. Mi alzo in piedi, memorizzo la pagina a cui sono arrivato, dopodiché ripongo il libro nella borsa. Benissimo. Natsuki, dai, iniziamo da Natsuki. Io ho detto a Natsuki che volevo leggere la sua poesia, ma forse prima dovremmo stare nella mia. Giocherina, vattene a casa se non hai intenzione di prendere sul serio il club. Come sei severa. Che c'è? Vorresti pure farmi credere che ti sei impegnato per scrivere sta roba? Ti sembro stupida, forse? Non sono uno scrittore, magari non è un granché, ma mi sono impegnato. Tutti dobbiamo cominciare da qualche parte, no? Se sei ancora orgogliosa della tua prima poesia, sarei più che felice di leggerla. Ti senti male solo a pensarci, vero? Oh mio Dio. D'accordo, mi dispiace. Migliorerai prima o poi. Ti dirò cosa devi migliorare, ma sarà meglio per te se ricominci da capo. Ci sto.
Beh, a ciascuno il suo, immagino. Comunque, credo che ora dovrei farti leggere la mia. Conoscendoti, probabilmente penserei che è una cretinata. Ok, ritorniamo qua, ragazzi. Le aquile possono volare, le scimmie possono scalare, i grilli possono saltare, i cavalli possono gareggiare, i gufi possono cercare, i gheparti possono correre, le aquile possono volare, le persone possono provare. E questo è quanto. Benissimo. Visto? Te l'avevo detto che non ti sarebbe piaciuta. Mi piace. Che? Non mentire. Non sto mentendo. Perché sei convinta che non mi possa piacere? Beh, perché sì. A scuola tutti pensano che per scrivere delle poesie sia necessario essere raffinati. Quindi la gente non prende sul serio ciò che scrivo. Ma non è proprio quello il punto di scrivere una poesia. Cioè, essere liberi di esprimere se stessi. Lo stile non compromette il significato. Sì, esatto. Mi piace quando è facile da leggere, ma d'impatto, come questa poesia. Vedere quelli intorno a te che fanno cose strabilianti può essere davvero scoraggiante, perciò ho voluto scrivere qualcosa a riguardo. Sì, capisco. Uno dei vantaggi di scrivere in modo semplice è che si dà un peso maggiore ai giochi di parole. Ad esempio, la mia poesia fa credere al lettore che si concluderà con una rima, cosa che non succede. Questo effetto aiuta a far risaltare le mie emozioni. Capisco, credo che sia più profonda di quanto pensassi. È questo che significa essere esperti? Sono contenta che tu abbia imparato qualcosa, non te lo saresti mi ha aspettato dalla più giovane? Beh, direi di no. Ho deciso di darle corta con l'ultimo commento. In verità non do molto peso all'età, ma se Natsuki si sente orgogliosa, mi dispiacerebbe contraddirla. Benissimo, non ci resta che Monica. Ciao giocherina, allora ti stai divertendo? Ah sì, bene, sono lieta di sentirtelo dire. Comunque, dato che sei nuovo, se mai avessi qualche suggerimento per il club, come per esempio nuove attività o cose da migliorare, sono tutto orecchi. Non aver paura di dire la tua, d'accordo? Va bene, lo terrò a mente. Certo che ho paura di dire la mia, certo che ho paura di qualsiasi cosa, certo che ho paura di stare qui, certo che ho paura di qualsiasi cosa! Preferisco di gran lunga secondare gli altri finché non mi trovo a mio agio. Comunque, vuoi farmi leggere la tua poesia? È un po' imbarazzante, ma credo di non avere scelta. Tranquillo giocherino, oggi siamo tutti un po' imbarazzati, ma è quel tipo di barriera che presto impareremo a superare. Già, è vero, porgo la mia poesia a Monica. Ottimo lavoro giocherina, sono rimasta bocca aperta mentre la leggevo, è davvero ricca di metafore. Non so perché, ma non mi sarei mai aspettata qualcosa di così profondo da parte tua. Credo di averti sottovalutato, preferisco mantenere basse le vostre aspettative, così posso sorprendervi se ci metto un po' di impegno. Ah, è un po' sleale da parte tua, beh, penso che abbia funzionato comunque. Sai che vi piace questo stile, vero? Uno stile ricco di elementi figurati e simbolismi. Ogni tanto penso che Yuri sia completamente scollegata dalla realtà. Non intendo in senso negativo, però. È solo che a volte ho l'impressione che abbia rinunciato completamente a relazionarsi con le persone. Passa così tanto tempo immersa nei suoi pensieri che probabilmente li trova più interessanti della realtà. Ma è proprio per questo che è così felice quando la tratti con tanta gentilezza. Non penso sia abituata a ricevere tutte queste attenzioni. Deve patire molto la mancanza di relazioni sociali, quindi devi scusarla se a volte si comporta in quel modo, come ha fatto prima. Penso che se viene stimolata eccessivamente finisca con l'allontanarsi per rimanere un po' da sola. All'improvviso la porta si apre. Yuri, sono tornata? Mi sono persa qualcosa? Niente di che. Beh, abbiamo già iniziato a scambiarci le poesie. Di già. Scusate se sono arrivata in ritardo. Non c'è bisogno di scusarsi, abbiamo ancora tutto il pomeriggio davanti, quindi hai fatto bene a prenderti tutto il tempo che ti serviva. Bene, grazie Monica. Suppongo di dover andare a prendere la mia poesia adesso. Comunque, ti va di leggere la mia poesia? Tranquillo, non sono molto brava. Sembri piuttosto sicura di te per una che dice di non essere molto brava. Beh, è perché devo sembrare sicura di me, anche se non vuol dire che lo sia sempre. Capisco. Va bene, vediamo un po'. Buco nel muro. Ok, la poesia è diversa, ragazzi, se non erro. Ma lui non mi stava guardando. Confusa, freneticamente mi guardo attorno, ma i miei occhi bruciati non riescono più a vedere i colori. Ci sono altri in questa stanza? Stanno parlando? O sono solo delle poesie su piatti, fogli di carta? Il suono di un frenetico scarabocchio starà giocando un brutto scherzo alle mie orecchie? Parla sempre di suoni, ragazzi, lei di suoni, di immagini. La stanza inizia a cartocciarsi, avvicinandosi a me. L'aria che respiro si dissipa prima che possa raggiungere i miei polmoni. Vado nel panico, deve esserci una via d'uscita, è proprio lì. Lui è proprio lì. Inghiottendo le mie paure, brandisco la mia penna. Lei parla sempre di suoni, di colori, di sensazioni. Non so, allora, cosa ne pensi? Vedo che hai usato un verso libero, se è così che si chiama. Scusa, non sono proprio la persona migliore a cui chiedere dei pareri. Ah, non preoccuparti, già questo stile è piuttosto in voga oggigiorno. Il fatto è che molte poesie mettono l'enfasi sul ritmo tra le parole e i versi. Se recitate ad alta voce possono essere di grande impatto. Qual è stata la tua fonte di ispirazione? Diciamo che di recente ho avuto una sorta di illuminazione, il che ha un po' influenzato le mie poesie. Un'illuminazione? Sì, qualcosa del genere. Mi sento un po' a disagio a parlare di cose serie, perché mi sembra quasi di voler
forza del mio interlocutore. Magari potremo parlarne quando saremo tutti più uniti. Ad ogni modo, ecco il consiglio del giorno di Monica. Quando stai scrivendo una poesia o una storia, può capitare che ti concentri troppo su una parte specifica. Se ti soffermi troppo sullo stesso punto, alla ricerca della perfezione, finirei per non fare alcun progresso. Devi semplicemente sforzarti a mettere le parole su carta e a rimandare la revisione a un momento successivo. In altre parole, non tenere la penna ferma sullo stesso punto per troppo tempo o tutto ciò che otterrai sarà un'enorme macchia d'inchiostro. Perciò, non fermarti e continua a scrivere, lasciati trasportare. Questo era il mio consiglio di oggi, grazie per l'attenzione. Ok, manca soltanto Yuri. Appena Yuri legge la poesia, noto il suo sguardo illuminarsi. Eccezionale! Come, scusa? L'ho detto ad alta voce. Yuri si copre la bocca per poi coprirsi anche il resto del volto. Io... Ah, ora mi odierà. Non hai detto nulla di male, Yuri. Credo tu abbia ragione. Perché mi sto agitando così tanto? Yuri fa un respiro profondo. Allora, hai mai scritto qualcosa prima d'ora? Il modo in cui usi il linguaggio figurato e le metafore indicano che hai già scritto molte poesie. Sul serio? Wow, detto da te è un gran complimento. Sinceramente è la mia prima volta. Yuri mi fissa perplessa per guardare nuovamente la poesia. Beh, sì, era ovvio, voglio dire. Io rimane senza parole, incapace di trovare una scusa. Muovo il dito seguendo le parole della poesia, quasi a volerla analizzare meglio. Già, va bene. Ecco perché me ne sono accorta. Di solito gli scrittori in erba tendono a scrivere in un certo modo, ed essendoci passata anch'io, diciamo che ho imparato a notare questi elementi. Ciò che noto più spesso negli scrittori neofiti è che cercano di mettere in evidenza il loro stile. In altre parole, pensano allo stile e al contenuto come due entità separate e poi tentano di unirli. E così finiscono solo per impoverire sia lo stile che l'espressività. Una volta che Yuri trova il filo del discorso, è quasi come se diventasse un'altra persona. Non balbetta più e ha tutta l'aria di un'esperta. Naturalmente non è una colpa. Esistono una miriade di stili e tecniche anche solo per scrivere una semplice poesia. Probabilmente la parte più difficile non è trovarli e svilupparli, bensì fare in modo che funzionino bene insieme. Magari ci vorrà del tempo, ma facendo pratica, imparando dagli esempi e provando cose nuove ci riuscirai. Spero che anche le altre ti diano delle opinioni utili, anche se Natsuki potrebbe essere un po' prevenuta al riguardo. Prevenuta, in che senso? Lasciamo perdere, non dovrei parlare degli altri in questo modo, scusa. Tranquilla, non riesco a capire se Yuri stia chiedendo scusa a se stessa, a me o a Natsuki. Ti dispiace se leggo la tua poesia? Certo che no, ne sarei felice, mi piacerebbe parlarti di tutti i ragionamenti che ci sono dietro. Yuri sorride con aria sognante, come se per lei fosse un'opportunità rara, il che è abbastanza buffo. In fin dei conti, questo non dovrebbe essere un club di letteratura? Ok, spettro sotto la luce. I boccoli dei miei capelli si illuminano sotto il bagliore ambrato. Mi immergo, deve essere questo. L'unico lampione che ha resistito alla prova del tempo. L'unico che ancora non è stato rimpiazzato dalla disgustosa tinta blu verdognola del futuro. Mi immergo con calma respirando l'aria del presente, muovendo nel passato. La luce tremola e io tremolo di rimando. Non mi ricordo se la poesia è esattamente uguale alla prima volta. Però, vabbè. Mi dispiace, so che è una brutta grafia. Cosa? Non l'ho neppure pensato. Ma ci hai impiegato così tanto a leggerla. Ah, beh, è che non leggo spesso. A dire il vero trovo che tu abbia una bella scrittura. Che sollievo. La tua poesia mi piace, anche se è breve e molto descrittiva. Non è troppo breve? Di solito ne scrivo di più lunghe. No, va bene così. Sono contenta che ti piaccia. Sarò onesta. Dato che è la prima volta che ci scambiamo poesie, volevo scrivere qualcosa che fosse un po' più leggero. Qualcosa che fosse facile a comprendere, direi. Ti piacciono gli spettri, Yuri? In realtà la sera non riguarda affatto uno spettro, giocherina. Davvero? Temo di non aver capito, allora. Beh, in fin dei conti l'hai letta solo di sfuggita. Ricorda però che spesso i poeti esprimono i propri pensieri, sentimenti ed esperienze attraverso le loro opere. Di solito non si limitano a raccontare una storia o a dipingere un quadro. Magari in questo caso la protagonista viene solo paragonata simbolicamente a uno spettro, attaccata a quello che rimane della sua zona di comfort, incapace di lasciarsi il passato alle spalle e sul punto di perdere ogni cosa. Raccontata così è molto più in impatto. Non ci avevo nemmeno pensato. Impressionante, eh? Non è niente di che, davvero. Anche la tua era notevole, quindi, se non altro potrei imparare qualcosa da te. Tu dici? Certo. Ah, sai, ero parecchio agitata prima, ma alla fine mi sono divertita. Continuerò a fare del mio meglio per te, giochierina. Ah, vale lo stesso per me? Benissimo, e con lei dovrei aver finito. Mi guardo intorno, è stato un po' più stressante di quanto avevo previsto. È come se mi stessero tutti giudicando per le mie mediocre abilità di scrittura. Anche se stanno solo cercando di essere gentili, non c'è modo che le mie poesie siano paragonabili alle loro. E la musica continua a cambiare, ragazzi.
È un club di letteratura dopo tutto. Sospiro, credo che questo sia ciò in cui mi sono cacciato da solo. Dall'altra parte della stanza Monica scrive qualcosa sul suo quaderno. I miei occhi si posano su Yuri e Natsuki. Si scambiano cautamente dei fogli condividendo l'una con l'altra le loro poesie. Nel mentre che leggono osservo cambiare le loro espressioni. Natsuki aggrotta le sopracciglia per la frustrazione, allo stesso tempo Yuri accenna un mesto sorriso. Ma che roba è sto linguaggio? Eh? Hai detto qualcosa? Oh, non è niente. Natsuki in modo espressante restituisce la poesia con una mano sola. Suppongo si possa dire che si è elaborato. Ah, grazie, la tua è carina. Carina. Ti è sfuggito del tutto il simbolismo o cosa? Parla chiaramente del sentimento di arrendevolezza. In che modo ciò potrebbe mai essere definito carino? Lo so, intendevo dire il linguaggio, credo. Stavo solo cercando di dire qualcosa di positivo. Eh? Vuoi dire che hai bisogno di impegnarti così tanto per pensare a qualcosa di bello da dirmi? Ti ringrazio, ma non mi è sembrato affatto un complimento. Avrei un paio di suggerimenti. Se fossi in cerca di suggerimenti avrei chiesto a qualcuno a cui è piaciuta veramente. E qualcuno c'è, in caso non te ne fossi accorta. A Monica è piaciuto. E anche a Giocherina. Di conseguenza sarei io quella che dovrebbe darti qualche suggerimento. Innanzitutto, perdonami. Apprezzo l'offerta, ma ho passato molto tempo a elaborare un mio stile di scrittura. Non ho intenzione di cambiarlo nel breve periodo, a meno che non mi imbatta in qualcosa che mi ispiri, ovviamente. Cosa che non è ancora avvenuta. E sappi che Giocherina ha apprezzato anche la mia poesia. Mi ha persino detto che ne era rimasto colpito. Natsuki scatta improvvisamente in piedi. Oh? Non c'è musica? Non c'è musica? Non ti credevo così impegnata a far colpo sul nuovo arrivato, Yuri. Eh? Non era quello che... Ah, sei soltanto... Yuri si alza a sua volta. Forse sei soltanto invidiosa del fatto che Giocherina preferisca i miei consigli ai tuoi. Come no? E come fai a sapere che non ha apprezzato di più i miei consigli? Sei presuntuosa a tal punto? Io... No, se davvero fossi presuntuosa, mi darei da fare apposta per rendere esageratamente carina ogni cosa che faccio. Sai cosa? Non sono io quella a cui le tette sono magicamente cresciute di una taglia non appena Giocherina è entrata nel club. Natsuki! Natsuki, forse stai un po'... Non ti immischiare! Prendersela con gli altri in quel modo a causa delle tue insicurezze non fa altro che dimostrare quanto sei infantile, Natsuki. Sia dentro che fuori. Io! Ma senti chi parla! La puttanella che gioca a fare l'alternativa! Alternativa, scusa se il mio stile di vita è troppo difficile da comprendere per qualcuno con la tua età mentale! Vedi? È la riprova di ciò che dico! Sai com'è? A differenza tua, le persone iniziano a maturare già dopo la scuola media! Se vuoi dimostrare qualcosa, allora smettila di tormentare gli altri col tuo atteggiamento nauseante! Pensi di poter compensare la tua natura maligna con vestiti carini e comportamenti adorabili? Ah, non so che sta succedendo... L'unica cosa che fa tenerezza di te è vederti fare così tanti sforzi per nasconderla. Cavolo, Yuri, fa attenzione con quelle battute taglienti o finirai per ferirti da sola. Oh, chiedo scusa, già lo fai, non è vero? Mi hai appena accusata di tagliarmi. Che cazzo di problemi hai? Sì, brava, continua. Fai sentire a Giocherina tutto ciò che pensi veramente. Sono sicura che dopo cadrà ai tuoi piedi. Ah, all'improvviso Yuri si gira verso di me, come se avesse appena notato che ero lì. Giocherina, sta solo provando a mettermi in cattiva luce. Non è vero, ha cominciato lei. Che pezzi di merda. Non ho letto nulla della scritta, ragazzi. Cioè, Yuri si taglia? Oh mio Dio, che cosa sta venendo a galla? A sto punto... Oddio, raga, non lo so. Oddio, questa atmosfera, non lo so. Ho detto che vabbè, mi sarei diretta verso Yuri, sceglierò Yuri. Oh, e basta! Beh? Ehi, Giocherina, perché non andiamo un attimo fuori? Che ne dici? Non so se è successo perché ho scelto Yuri, ragazzi, ho continuato a cliccare su Yuri. Non lo so. Mi dispiace per prima, non avrebbero dovuto tentare di trascinarti in mezzo, probabilmente è meglio se noi ne restiamo fuori. Torneremo dentro una volta che avranno finito di urlarsi contro. Che brava presidentessa che sono, eh? Non riesco neanche a confrontarmi come si deve con membri del mio club.
A volte vorrei essere solo un po' più decisa, ma impormi sugli altri non è nelle mie corde. Mi capisci, vero? Comunque, se questo ti ha fatto passare la voglia di stare con le altre, non fa nulla. Piuttosto mi farebbe piacere se passassi un po' più di tempo con me. All'improvviso Natsuki esce dall'aura correndo, sta piangendo, ragazzi. Scappa via in fretta. Oh, cavolo, beh, pare abbiano finito. Non volevo, non volevo, non volevo. Yuri, seduta al suo posto, si dondola avanti e indietro con le mani sulla fronte. Yuri, non volevo! Ti credo, non ho idea di cosa Yuri abbia detto a Natsuki. Ho fatto. Giocherina, ti prego, non odiarmi, ti prego. Io non sono così. Oggi c'è qualcosa che non va in me. Va tutto bene, Yuri, sappiamo che non volevi. In ogni caso, sono sicura che per domani Natsuki avrà già dimenticato tutto, proprio tutto. Come fai ad essere sicura di una cosa del genere? Comunque l'incontro è terminato, quindi potete andare a casa se volete. Yuri mi guarda come se volesse dire qualcosa, ma continua a lanciare occhiate a Monica. Puoi andare prima tu, Monica. Vorrei rimanere qui un altro po'. Sono la presidentessa, quindi dovrei essere io l'ultima ad uscire. Aspetterò che abbiate finito. Beh, io sono la vicepresidentessa, quindi per favore lascia che oggi sia io ad assumermi questa responsabilità. Sembra che tu non mi voglia tra i piedi, Yuri. N non è quello il punto, non è quello. È solo che non ho avuto la possibilità di parlare del mio libro con Giocherina. Potrebbe essere un po' imbarazzante con te che ascolti. A quanto pare non ho proprio altra scelta, vero? Mi dispiace di avervi causato problemi, ma apprezzerei. Allora, raga, io salvo la partita. È saltato tutto così improvvisamente e che mi sembra che le cose andranno di male in peggio, fondamentalmente, anche da sto punto di vista, tipo dei bug, dei glitch e di tutto il resto. E è angosciante, raga. Io ripeto quello che ho detto la volta scorsa, nessun altro gioco penso mi abbia mai fatta sentire così, così in angoscia. Veramente è pazzesco tutto ciò. Ok, ragazzi, datemi un altro minuto perché io per pura curiosità sono venuta ad aprire appunto la cartella di gioco di Doki Doki per vedere se c'era qualche aggiornamento strano alla data di oggi ed in effetti, ragazzi, si è aggiunto questo file di testo, infatti la data è esattamente quella di oggi e l'orario anche, che si intitola Can you hear me? Sarebbe a dire puoi sentirmi? Niente, ero curiosa appunto di aprirlo assieme a voi, visto che a quanto pare sono abbastanza importanti anche questi elementi che si aggiungono di volta in volta in questa cartella, per cui apriamolo insieme. E c'è scritto, ragazzi, c'è un piccolo demone dentro ognuno di noi, bene, al di sotto della loro percezione prefabbricata, la loro realtà artificiale, vi è un contorto e intricato miscuglio di paura, disgusto, giudizio, elitismo, insicurezza. Tutti si dimenano per sfuggire alla debole presa del loro padrone, penetrando in ogni minuscola fessura che riescono a trovare, nella loro forza di volontà che sottrae loro ogni motivazione e desiderio, nel loro stomaco che li costringe ad annegare i propri sensi di colpa nel cibo di conforto, o in uno squarcio appena aperto sulla loro pelle, nascosto solo dalle maniche di una nuova camicia carina. Una massa così deplorevole e intricata è già presente in ognuno di loro. Ecco perché ho scelto di non incolparmi per le loro azioni. L'unica cosa che ho fatto è stato sciogliere il nodo. Allora, ragazzi, c'è come se questo l'avesse scritto qualcuno, perché parla in prima persona, dice ho scelto di non incolparmi per le loro azioni. L'unica cosa che ho fatto. E non so di chi stia parlando, se stia parlando in generale, comunque parla di problemi, ragazzi, cioè forza di volontà che
che sottrae loro ogni motivazione e desiderio. Sembra stesse parlando di Sayori, ragazzi, del problema che ha avuto, che ha, perché ovviamente, ragazzi, la depressione va ad intaccare appunto la forza di volontà, impedendoti di credere di poter fare qualsiasi cosa, quindi togliendoti ogni motivazione. Poi qua parla di stomaco e di squarcio appena aperto sulla loro pelle, ragazzi, e giusto nell'episodio di oggi Natsuki sembra aver detto che Yuri si taglia, quindi si autoinfligge delle ferite, insomma pratica dell'autolesionismo, quindi in questo caso potrebbe starsi riferendo a Yuri. E visto che i personaggi sono tre, togliendo Monica, parla di stomaco, dice annegare i propri sensi di colpa nel cibo di conforto. Anche questo comunque è un altro problema, parliamo comunque di problemi, ragazzi, psichici legati al cibo, come l'anoressia o comunque in questo caso la bulimia, perché ovviamente dice annegare i propri sensi di colpa nel cibo di conforto. Quindi con la bulimia si pensa di trovare conforto nel cibo, però poi subentrano altri meccanismi mentali che portano in ogni caso a sentirti in colpa. Quindi probabilmente in questo caso, visto che abbiamo escluso Sayori nel primo caso, abbiamo escluso Yuri con il terzo caso, probabilmente con questa questione dello stomaco, della bulimia, forse sta parlando di Natsuki, non lo so, o di Monica. Cioè Monica a me mi puzza, ragazzi, mi puzza veramente molto, e non credo che lei sia effettivamente parte di degli altri personaggi, nel senso che quell'ultima frase che mi aveva detto, ragazzi, nell'episodio di Sayori, nel senso forse io so più di quanto credi, e mi puzza veramente tantissimo. Per cui una massa così deplorevole e intricata è già presente in ognuno di loro, cioè significa che ognuna di loro quindi ha un problema mentale, psichico, psicologico. E mi chiedo comunque chi sia questa persona e parla in prima persona. Non so, ragazzi, è tutto veramente molto intricato, molto enigmatico, sicuramente tutto molto ben studiato, questo bisogna assolutamente riconoscerglielo. Niente, ci lasciamo con questo nuovo file di testo, ragazzi. Alla prossima. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.